L'isola di Mazzorbo, sorta insieme a Torcello, al tempo della fuga in laguna dei fuggiaschi veneti dalla terraferma, aveva anticamente il nome di Maiurbium o Maior Urbis, città grande. Era infatti la seconda cittadina per importanza dopo Torcello e sin da subito si connotò come un quartiere di nobili mercanti e di conventi. Successivamente qui il patriziato veneziano veniva a trascorrere la villeggiatura e tra di loro ci fu anche Giacomo Casanova. L'economia di Mazzorbo, oltre che dal commercio, si sviluppò grazie ai dazi del passaggio delle navi che dalle isole circostanti portavano sale, farina e legname verso Venezia. La dogana di Mazzorbo si trovava proprio dove oggi sorge la chiesa di Santa Caterina di Alessandria, unica superstite di 9 chiese anticamente esistenti a Mazzorbo. Proprio la chiesa è una delle eccellenze di Mazzorbo, bellissima nel suo stile elegante di mattoni e marmi rossi e bianchi. Al suo interno si conservano una tela del Salviati, raffigurante il battesimo di Gesù, alcune statue dello scultore Remigio Barbaro e un bassorilievo molto antico, raffigurante proprio la giovane martire Santa Caterina di Alessandria. Degne di nota anche la lunetta del portale d'ingresso, la lunetta lignea interna e il magnifico campanile da cui rintocca la campana più antica della laguna, in grado di allontanare qualsiasi tempesta. Da non perdere a Mazzorbo anche il vigneto di uva Dorona di Venissa e il quartiere sperimentale di Giancarlo De Carlo del 1980.